E qua non ve ne andate, ragazzi, che dopo chiacchieriamo un po'. Io ovviamente quando un pezzo grosso come Mike Buongiorno ti chiama, perché siamo amici da tanti anni, abbiamo fatto degli spettacoli insieme, ovviamente uno viene qua e deve fare una chiacchieretta simpatica, qualche stupidetta la deve pur raccontare, sennò la gente singhevola, voglio dire. Volevo dire una stupidata che riguarda i linguaggi. Innanzitutto voglio salutare Lino Procacci, che oltre ad avere in comune con me il nome, c'ha in comune la folta chioma. Anche lui, come me, sta più frecheto di me, Procacci. Perché, Lino, se mi senti, io ho letto su una rivista americana che tutti quelli che hanno pochi capelli come noi, dice che questo è indice di virilità. Speriamo che è la verità. Di solito Lino annuisce a questa cosa. A me la cosa momentaneamente non è che funzioni molto. Perché? Sto girando troppi film con troppe belle ragazze e questo fatto è deleterio delle volte, perché tutti quanti, ecco, come le api, mi chiedono quando vado a Canosa, ma devi già fare, perché non è che i pugliesi si esprimono, dicono mezze parole, no, non è che dicono, ma tu hai fatto qualche cosa, niente, fanno ma, o no. Allora io ho scoperto che se ci dico sì, ci rimangono male che vorrebbero essere al mio posto. Se ci dico no, cominciano a dire, oh ma niente niente nell'ambiente artistico, tu stai diventando un po' strano. E allora io uso le mezze parole come loro, dico, cara Pocheto, siamo uomini navighetti. Una parola è troppo e due sono poche. E me ne vado. E li lascio con questo dubbio amletico. Dunque, dicevo, ci sono questi linguaggi nostri che sono divertenti. Noi pugliesi, per esempio, possiamo anche dire le paroline piccanti, possiamo dire chevolo, io dico anche quella famosa frase che significa chevolo, ma è un po' più pesante, dici A, Z, Z, il resto, però lo dico con la E, con la A che diventa E e passa. Invece ci sono delle regioni che queste cose non se le possono permettere, come i sardi, per esempio. Quelli triplicano già una consonante, immaginatevene due, ne diventano 80. E avete visto Berlinguer ultimamente, che si è pure ingrassato, fra l'altro. Quando parla sardo Berlinguer, porca miseria, sembra che sono sempre arrabbiati. Sono andato, non l'ho trovato! Ti mettono una paura addosso incredibile, lui è Cossigola, poi, che sono... Quando fanno i discorsi quei due, non è per esempio come quando parla Rumor, senza fare il nome. Quello è Veneto, ogni cosa che tu gli chiedi fa comandi? C'è questo fatto di comandi detto da un uomo politico, insomma, ti fa piacere. E infatti vanno a fare i discorsi politici, tutti e due insieme, Berlinguer e Rumor. Perché Berlinguer fa, per esempio, fatti il soldato! E quello in Veneto fa a caporetto con un attrito. Quindi c'è la legge di compensazione, dice. Però i veneti, per esempio, è più forte di me. Io non posso credere che un veneto sia, per esempio, un assassino, un ladro. Non è credibile. Ogni regione ha delle cose credibili. Se tu stai in una banca e ti senti dire fermi tutti, è una rapina, nel dialetto giusto, ci credi. Invece i veneti no, sono delle bravissime persone, perché voi ve la immaginate una rapina fatta da un veneto. Fermi tutti, è una rapina, non ci credi neanche, ti metti a ridere, no? Per finire questa mia chiacchieratina simpatica, vi devo dire una cosa in anteprimola che ancora nessuno la sa. Ecco, qui si può dire. C'è la miseria, diventa importante, un pezzo grosso politico. Berlinguer, ultimamente, dopo gli ingasinamenti nostri del petrolio, o che questa cosa non esca dall'Italia, per cortesia, dunque è andato e si è incontrato con Moshe Dayan per vedere di risolvere questa situazione petrolifera e si sono incontrati in un luogo neutro a Gerusalemme. Quindi già ci sono incontrati in questo luogo sacro, con queste due belle facce allegre che hanno tutte e due, con Moshe che se lo guardava sempre con un occhio di riguardo, dicevo, no, perché lui vede questo Berlinguer di buon occhio, si sono incontrati e allora lì hanno parlato più del meno, hanno fatto una bella mangiata insieme, c'era pure di passaggio Golda Meir, bella ragazza veramente, e sembravano i tre re maggiori, tutti e tre di quasi sono incontrati, hanno fatto un pranzo ufficiale, hanno mangiato, bevuto. A un certo momento tutti questi seguaci di Moshe hanno detto a Berlinguer, canta una canzone, sing, sing, abituati con i nostri statisti italiani che quando andavano all'estero cantavano, senza fare il nome, il nostro ex leone quando andava alla Casa Bianca cantava Maggiacurà, Maggiacurà, allora dice anche questo canterà Berlinguer. Invece Berlinguer non ha un vasto repertorio di canzoni. Non si è portato dietro manco il pianista, non era fiatato, manco in playback, niente. Ha voluto improvvisare una canzone, avevano bevuto un po', ha detto eseguirò a gentile richiesta, come delizioso andare sulla carrozzetta. Ma dico io, con tante belle canzoni moderne che abbiamo, facci fare una bella figura, facci fare un rock and roll, no? Con Moshe che sembra se lo guardava con l'occhio malupino di spiecolo, prima fine che quel disgraziato non lo chiude mai, quell'occhio maledetto che ti mette una paura addosso incredibile. Mentre uno ti guarda con due occhi, dici, ma non lo so da dove mi guarda, camuffi. Poi chi ha gli occhiali, proprio frecchetto, perché non sai bene da dove ti guarda, poi sapete quei momenti negli ascensori, ma se ti capita Moshe Dayan in ascensore, quello ti fa impazzire, ti metti in una difficoltà incredibile. Allora, con Moshe in prima fila, Berlinguer ha voluto cantare e seguirò come delizioso andare sulla carrozzella. E tutti questi hanno fatto il playback, diciamo, hanno fatto...
per fare il rumore della carrozza. E lui, com'è delizioso andare sulla carrozza, e la stoneta come una campana, Enrico. Finché alla fine fa guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio vicino a Moshe Dayan. Quello si è arrabbiato come una bestia, ma dico io, un po' di intelligenza, il gesto non lo fare all'occhio giusto, fallo qua dietro, camuffa. Ecco perché non voglio parlare di politica, mai quando faccio i miei spettacoli di cabaret, se no si cade a parlare di queste stupidette, l'hanno detto in tanti, del nostro ex presidente Don Beppino Saraghetti, perché ci piaceva un bocca tracannero. Oddio, chi è che non beve un po' di vino buono a tavola? Quello ultimamente ha scritto anche il testamento, perché è anziano, ha detto ragazzi, ha detto ai figli, quando muoio non voglio essere né sotterreto né cremeto, imbottiglieto. Beh, è una questione di gusti. Oh, fatemi cenno ogni tanto quando devo smettere, c'è Pellegrini che si vede che da morire, il signor no, sembra ingazzetto, sai? Sembra arrabbiato, lo vedo, eppure è un ragazzo simpaticissimo nella vita, ma deve tenere anche lui sta frecchetto come me, come Lino Procacci, che noi abbiamo i nostri handicap, e noi, come usa dire sempre Mike, i nostri vantaggi, noi per esempio quelli che fabbricano i pettini possono morire di fame, che ce ne frega a noi, però abbiamo un incremento alla Confindustria, consumiamo più sapone, la nostra faccia è un po' più lunga quando la mattina, no? Beh, per chiudere questa divertente chiacchierata, perché devo andare a lavorare, sto lavorando in un teatro di Milano e sto facendo un sacco di film contemporaneamente, sono talmente incasinato che non capisco più niente. È un momento valido, devo dire, della mia carriera. E anche grazie a Mike, perché 2 anni fa abbiamo fatto uno spettacolo estivo insieme e devo dire che con lui è un guai lavorare con questo ragazzo, ragazzi. Voi non lo conoscete nella vita privata, questo com'è. Sembra, vedete, sembra arrabbiato, invece inventa delle barzellette, è simpaticissimo. L'unica cosa che non posso vedere di questo buongiornolo è un calcolatore elettronico, ragazzi. Quello ci dovevamo spostare 12 giorni dopo e diceva, dunque, Lino, fra 12 giorni noi dobbiamo andare lì, eh? Allora, dunque, partiremo alle 8:32 di quel giorno. Ma uno come cavolo fa a sapere quel giorno che cosa succede? Oh, non ci andava mai male, l'azzeccava sempre tutto, maledetto. E quel giorno, infatti, si partiva alle 8:32, dice arriveremo al casello alla tale ora. Noi non abbiamo mai avuto problemi d'alberghi, niente, perché lui organizzava tutto. È un grosso organizzatore. Allora, vi dicevo, c'è che questa cosa che mi ha raccontato mia figlia Rosanna, che è bellissima. Ve la voglio raccontare, di un bambino sardo, molto bella la cosa. Non si offendano i sardi, per carità, io sono un meridionale come voi, voglio dire, amo tutta l'Italia perché mi stanno volendo bene un po' dappertutto, però devono essere spiritosi i sardi. Questo bambino sardo ha scritto la letterina di a Natale, ha detto, caro Gesù bambino, per Natale voglio una racchetta di panatta e voglio il pallone di Gigi Riva. E non ha avuto risposta, ha riscritto l'altra lettera, caro Gesù bambino, della prima lettera non ha avuto risposta, ti prego di scrivere. Io voglio la racchetta di Panà e il pallone di Gigi Riva. Non ha avuto nessuna risposta, passano 20 giorni, altra lettera. Cara Madonna, se vuoi avere tuo figlio, mi devi mandare. E di bravo, bravo, Lino, Lino. Senti, Lino, noi ti ringraziamo per grazie questo intervento. Ecco, vi sentite un pochettino più sollevati? No, certamente. Beh, magari loro non ascoltavano nemmeno quello che diceva Lino, perché erano un po' giù di morale. Con piacere, con piacere. Allora, Lino, se permetti, anche a te vogliamo fare omaggio del nostro portafortuna. No, la Fabrizia non viene con l'omaggio, è Ciao Fiulin, il ciccio bello. Com'è che si chiama? Ciao Fiulin. Sembra una cosa cinese pugliese, Ciao Fiulin. Sì, è cinese, difatti. Perché noi siamo di origine cinese anche noi. Abbiamo gli occhi a oliva in Puglia noi, gli occhi a mano. Vabbè, sei molto furtivo, insomma. Ho capito. Sì, va bene, grazie. Bene, noi ti ringraziamo molto per essere intervenuto, ti facciamo tanti auguri per il tuo film, va bene? E alle prossime. Vogliamo fare un bel applauso per l'innovazione? Ciao. Arrivederci. Cos'è un cappuccino?